quello che qualche anno fa sembrava così una suggestione geopolitica, quella di definire il nuovo Artico, come lo chiamo io, perché si tratta della nascita di un nuovo mare, e si definiva l'Artico, il nuovo Artico, il nuovo Mediterraneo, no? E per questa congiuntura di interessi, di una trasformazione travolgente causata dal cambiamento climatico, che però include un nuovo traffico marittimo, che è il presupposto principale per lo sviluppo della civiltà, lo è sempre stato, lo è ancora, e quindi è un luogo di risorse, è un luogo disabitato, quindi in prospettiva un luogo di colonizzazione. Nel momento in cui il mondo, il pianeta è sovraffollato, affronta una grande scarsità di risorse e soffre le conseguenze del cambiamento climatico, soprattutto nell'area, diciamo, temperata, desertificazione, eccetera. Quindi in prospettiva il nord è il futuro dell'umanità, perché il nord è quel luogo, appunto, molto più disabitato, ricchissimo di risorse, sempre più accessibile dal punto di vista climatico, e quindi ecco lo sviluppo delle infrastrutture, nasceranno nuove città, già stanno nascendo nuovi porti, eccetera. Quindi quello che era quasi un pianeta, un altro pianeta, sta diventando una regione centrale per il futuro dell'umanità.